I have a question for you. Why doesn't the USA really catch fish? We're an ocean nation. Yet we catch only a little. We net some shrimp. That's it. Why? Why? Because we can buy everything. We can buy catfish from the Amur River, herring from Iceland. We can buy all living creatures. And it's cheaper for us than to equip our own ships. And we don't need other nations' territories. But what can you buy? Now that's geopolitics. General. Not now. There's a telegram. Not now. From Washington. Not now. So, how are the Emperor's children? In what respect? In every respect. I sent my children to the countryside as I fear your atrocities. Atrocities? What atrocities? Why do you think this way? After the bomb that you dropped on Hiroshima, we expected to be attacked by beasts. I didn't give this order. Oh, weren't those beasts those who attacked Pearl Harbor? It was ordered without me. I did not give that order. It means that one and the other happened by itself. Listen, your family can return to the palace. It is not in any danger. And everything depends only on your decision. The future of your country, your future. I won't make you do anything, and I won't insist on anything. So, I have some wine. Please, help yourself. Dottor Fischer? Sì, prego. La ringrazio di essere venuto. Grazie per l'invito. Beh, sono passati 400 anni dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ah, in fondo amiamo lo stesso Dio. E coloro che hanno diviso le nostre strade sono morti da tanto. E così ho detto a me stesso, è arrivato il momento di mettersi al lavoro perché si possa di nuovo pregare tutti assieme. Ecco, provi. Mi hanno spiegato che a quest'ora dovrebbe stare da quelle parti. Non riesce a vedere niente? Forse un riflesso. Dovrebbe essere lì. Com'è che si chiama quel russo? Gagarin. Gagarin, sì, certo. Il cosmonauta. Il primo uomo che viaggia tra le stelle verso Dio. Il primo uomo che vede la Terra così come la vede Dio. Già. Chiesa, principessa, permettetemi di presentarvi il professor Morisset, che eccezionalmente ha accettato il consulto richiesto. Dio sia lodato. Buongiorno, Marquis. Principessa? Non speravo più che sarebbe venuto. La prego, salvi mio figlio. Farò la possibile. Ora vado a visitarlo. Prego, professore, venga con me, per comodo. Scusatemi. Allora, come sta Andrea? Il professore ha deciso di eseguire un trattamento invasivo ai polmoni con una tecnica operatoria piuttosto particolare. Ed io sono d'accordo con lui. Ma è pericoloso. Marchesa, comprende il suo stato di anima.
È inutile nascondere che la situazione è grave. Ma stia tranquilla che faremo tutto il possibile per suo figlio. Ma ditemi la verità, può morire? No, non lo crediamo. Stiamo facendo del nostro meglio. E adesso, scusate, dobbiamo preparare il paziente. Siamo riusciti ad evitare l'intervento radicale. Abbiamo effettuato un trattamento particolare che darà ottimi risultati. Grazie, professore. Stia calma e le ripeto, è tutto a posto. Grazie. Grazie ancora, professore. No, io devo ringraziare a lei, Marchesa. La generosa somma che mi ha fatto avere servirà per la costruzione del nuovo laboratorio di ricerca. Mi auguro che verrà a partecipare all'inaugurazione. Ma io... No, mi scusi, Marchese, ora devo andare. Io ho trascurato i miei pazienti. È lui. Il poliedrico, il professor Jones. Eccolo lì, del Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts. Ma piacere. Hi. Ingegnere Quacquarullo. Questa essere nuova grande invenzione di tecnologia di Germania. Non serve più cellulare. Grazie a un chip infilato sotto la pelle di mano. Guarda, incredibile, davvero. Yes. Well, get a hold of the DCM and find out who the wife is. Yeah, let me know. Call me back. What's the nuovo technology americano? È incredibile. Non più telefonino. No. Qui, microchip, in gola. You, what do you do? Che dice? Io non parlo l'inglese. Of course you don't. Ask her. Il dottore vuole sapere quando finite il tempo. Ma perché? C'ha paura di essere troppo ubriaco per farmi partorire. Well? She thanks you for being concerned. The hell she does. Boy or girl? Femmina. Good. Femmina. A woman is better. Le donne non fanno la guerra. La flotta si sta dirigendo verso Cefalonia. Bisogna avvertire subito il capitano e Dr. Larios. È proprio sicuro, colonnello? Arriveranno al massimo entro due giorni. Forza, andiamo. Let's go. Yes, sir. Marvelioso. Meraviglioso. That's what I said. Meraviglioso. Italiano. You know, when I was a little boy, I was always crazy for the fireworks. Italiano. Fantastic. It's really good. What? Noise. 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 Something. Shh. What? No. Don't go. Stop it. Stop it. Who's there? No. I said, who's there? No, stop. Hey, Bob, what the fuck are you doing here? Get out of here! Get out!